4,58 delta 2 maggio 2018. 2018 e abbiamo finito di registrare il nostro tracce. Primo album di inediti. Ma bravi. Bene, bene. Allora, presentati pure. Sono Franco Russo. Ciao a tutti. Che lavoro fai? No, non lavoro. Ho un hobby bellissimo, una passione che è le registrazioni audio. Registrazioni audio. Ok. Diciamo che sono un tecnico del suono, sì. Ecco. Questo titolo ce l'ho. Registrazioni audio, qui davanti a noi abbiamo un piccolo dettaglio. Un microfonino. Un microfonino. Che cos'è? Parlaci un attimo. È un microfono binaurale, cioè significa un microfono con due orecchie, binaurale, l'analogo di binoculare, come la vista, due occhi e l'udito a due orecchi, quindi binaurale dal latino, presuppongo, non sono sicurissimo, credo di sì. E che caratteristiche ha? È un microfono che diciamo che cerca di mimare l'udito umano, quindi un udito tridimensionale a 360 gradi, no? Noi sappiamo appunto che vediamo solo davanti, però ascoltiamo tutto intorno a noi, compreso sopra e sotto, quindi sono proprio veramente 3D. E con questo microfono faccio l'esempio che se io mi alzo, adesso stiamo registrando tramite lui, la mia voce dall'alto dovrebbe sentirsi. Anche i nostri da dall'alto. Dietro e la tua. Quindi appunto oltre al piano orizzontale a 360 gradi, che siano 360 gradi sferici, quindi include anche l'asse Z, cosiddetto. E da quanti anni lavori con questa testa? E soprattutto con chi hai lavorato con questa testa? Lavoro con questa testa dal 2001. Ah. Sono già di 17 anni. 17. Sì. Quindi è quasi maggiorenne. Quasi. L'amico Fritz. Ho lavorato con un sacco di artisti, diciamo, ho registrato in tutte le situazioni possibili. Dico sempre, registro dovunque tranne sott'acqua. Purtroppo sì. mi piacerebbe molto, me ne interesserò più avanti probabilmente di registrazioni subacquee, ma non con uno strumento del genere, perché bisognerebbe isolarlo dall'acqua, però se lo isoli non percepisci più nemmeno il suono, quindi. E come te lo sei procurato questo microfono? È bello perché io sono tecnico del suono dal 1988 e fino al 2001 non avevo idea che esistesse questa roba. Poi appunto, siccome volevo comprare le attrezzature più serie, più professionali, insomma, avevo fatto già tante esperienze tradizionali, convenzionali, quindi negli studi di registrazione, col teatro, con i concerti, eccetera. E comunque sono andato, ovviamente la prima cosa che ho visitato è stato il sito della Neumann, perché so che la Neumann fa i migliori microfoni in assoluto. E in questo sito ho trovato sta capoccia, questo capoccione, come lo chiamo io. Il capoccione, e sono rimasto stordito, ma che roba è? Cioè, io faccio questo lavoro e non sapevo che esisteva. Ho letto le specifiche e sono rimasto allibito, ho detto no, lo voglio. e quindi l'ho trovato sempre tramite internet, una ditta a Milano che fa, come si dice, rivenditore per i prodotti di questa ditta tedesca fantastica che è la Neumann. E niente, quindi l'ho ordinato e me lo sono comprato. Costato un sacco di soldi. Nel 2001 c'era ancora la lira, posso dirlo, che è costato 10 milioni e 800 mila lire più IVA. Quindi diciamo che è un bel microfono. È un microfono molto evoluto, soprattutto. Quindi è molto importante anche l'ambiente in cui si registra, ovviamente. È la prima cosa, quello. L'ambiente è la cosa fondamentale, perché appunto essendo un microfono che pesca il suono in tutte le direzioni, ovviamente se tu lo metti davanti alle terre prende comunque anche i suoni da dietro, come state notando, cioè io sono davanti, loro sono dietro,
quando parlano si sentono le voci da Esatto. dietro. Questa è una differenza specifica fra la registrazione stereo e la registrazione binaurale. Se tu ascolti qualunque disco con la cuffia, i suoni che senti li senti dentro la tua testa. Invece con questo microfono tu metti la cuffia e i suoni li senti che provengono dall'esterno. Tant'è vero che spesso io stesso quando ascolto la registrazione, se magari c'è stato un rumore dietro, mentre ascolto la cosa mi giro perché chi è? Beh, chiaramente non c'è Cosa nessuno, io sono da che è solo. successa anche nelle registrazioni qua, in effetti. Sì, Qualche colpo di esatto. tosse Il magari è colpo di successo. tosse. Appunto. Volevamo chiederti, allora, vorresti anticipare qualcosa rispetto a alcune tecniche di ripresa che abbiamo utilizzato per registrare il nostro album? O vuoi lasciare così la suspense fino al 7 giugno? Diciamo che ecco, Usudili. il concetto della suspense mi piace e poi sono le 4:30, come fai a passare le 4:30 di notte, fra poco albeggia, quindi diciamo, non entrerei troppo nel dettaglio tecnico. Ma possiamo dire che abbiamo registrato in questa bellissima casa di campagna con questa stanza che nonostante sia una stanza chiusa è magnificamente priva di rimbombi o di onde stazionarie, quindi diciamo i suoni risuonano molto bene. Fra l'altro la batteria è uno degli strumenti più difficili da registrare perché ha un suono molto intenso. Il suono più intenso e più l'aria si vibra, no? I suoni si espandono, quindi quando fai dei suoni molto intensi, sei in un ambiente rimbombante, ovviamente ottieni un putiferio, è un caos, non si capisce più niente. Invece qui, appunto, nonostante tu picchi forte con la batteria, mi sembra, diciamo, che il risultato, ma questo lo diranno poi chi ascolta, ci sono lo strumento registri, tutto l'ambiente circostante. E quindi quando sovrapponi tante tracce, sovrapponi anche l'ambiente, Le è porte che difficile spiegare. sbattono, Sì, beh, chiaramente, infatti, se c'è, che so, l'aereo che passa, mi è capitato che c'è una mosca nella stanza, mentre registri, la mosca passa vicino terribile. a lei e senti è una cosa fastidiosissima, perché quando poi riascolti pensi che c'è una mosca e devi scacciarla. Ecco, comunque sì, funziona con certe accortezze, diciamo così, funziona magnificamente anche con il multitrack. Ci è venuto più comodo, è molto pratico e soprattutto così la musica è diventata più ricca, mettiamola così, Esatto. no? Perché anche se siete in due avete potuto fare tanti strumenti. Poi io mi chiedo come farete dal vivo Sì, quando ci a lavoreremo, proporre questa esatto. musica dal vivo, ma insomma sì. Sarà una sfida. Sarà una sfida. Sarà una sfida, Come però dal vivo. registrare, come lo era registrare questo disco qui Esatto. all'inizio. Beh, In un lasso di certo. tempo anche abbastanza breve. Sì. Teniamo conto che abbiamo registrato Dal in 28. dal 28, 4 giorni. 4 4 giorni. giorni, 4 4 giorni. giorni, 50 minuti di musica. Esatto. Insomma, sì, ci siamo fatti un bel tour de force. Va Va bene, bene, grazie mille grazie allora. mille. Ma è stato un piacere. È stato un piacere registrare Beh, anche per noi. l'intervista alle 4:30 Forse un po' è meno. proprio un piacerone. Grazie a voi. Grazie.